ci proviamo. Signore e signori, hashtag, bentornati alla Coppa Cobram. Cos'è? Ho sbagliato. È partita la live di Andro. Ho messo la live di Andro. Come si chiama il bambino? Gas. E il fratellino si chiama Diesel. Ma vaffanculo. Io esco. Lo scoprirai nella serie. Non fare spoiler, porco due. Ma ti ho detto che non... che non ha un fratellino. Maria, io esco. Che spoiler è? Avevo capito, ha un fratellino, ok. No, ma non ce l'ha un fratellino. No, non è... Hai appena fatto uno spoiler. No, io non ho fatto spoiler. Sì, ma hai fatto spoiler. Io ho fatto spoiler. Sì, hai fatto spoiler. Metti la scarola. Allora, ragazzi, io propongo di svuotare fortissimo Simone. Ma ragazze... Scuottare su Simone? Cos'è? Lo placchiamo. Cos'è? Ma cos'è sta posa da... Oh, no, raga! Oh, che cazzo fa? No, dai, ma è bello che io e Matt non vediamo, cioè sentiamo l'audio ma non vediamo che cosa sta succedendo. Queste potrebbero sembrare delle molestie sessuali, ma non lo sono. Ma cosa sta accadendo? No, io mi dissocio, Matt, dissociati. No, io mi godo la scena. Io mi dissocio, questa è violenza, io mi dissocio. Mi dissocio. Io mi dissocio. Utenti, se vi è piaciuto in tail, amerete in tail live. No, 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 è uno scherzo, io mi dissocio, anche Matt si dissocio. Signori e signori, late. Gabri, grazie per aver messo la scarola su te. Si sono annullati tutti i microfoni, volevo dirvi, Matt? Hai la scarola, Matt? No, è andato via. No, non lo so, c'era tipo una distorsione, aveva tipo della roba bianca in faccia. Quello è un sì. Ops, scusate. No, no. No, raga, chat, l'avete visto anche voi, vero? Si è messo a pensare. Aveva della roba bianca in faccia, vero? Cioè, l'avete visto anche voi? Signor, por favor. Por favor, signor. Por favor, signor. El cum. Ragazzi. Che siamo passati da discorsi super filosofici a torturare Simone. Ma guarda come è messo! Cioè, ma gli stai praticamente dicendo tirami una ciabatta nei coglioni. Ma posso mettermi comodo, cazzo, è l'ufficio ma mio. Ma come cazzo ti metti comodo? Porca puttana, ragazzi, guardate Madonna! Che toste! Madonna! Questo perché non editate gli episodi di Luxastra. Vabbè. Editando gli episodi di Luxastra acquisite quello stress necessario per stare sempre tesiti così. Oppure non siete troppo in compagnia di Matt che vi vuole stuprare, quindi... No, allora, no. No, stuprare più amichevolmente. No, nel senso. Poi... Vabbè. Questo significa che hai dei glutei d'acciaio, tu? Assolutamente, proprio per evitare che il pene... Che il pene di Matt penetri... Se solo ci si azzarda, glielo strizzo come una pomata di Obono. Proprio come piace a me. No, non piace. Guarda che mi piace. Non è vero. Il tuo superpotere, sì, ma è che niente ti può entrare nel culo. Niente. 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 Può solo uscire. Uscire. Ma quanto puoi? E quanto esce soprattutto? No. Mamma mia, l'ultima supposta me la ricordo ancora, bagassa di trauma che è stato. Cazzo, cioè, da tutti i ricordi che puoi salvare nel cervello, l'ultima soltanto la Roma. La Roma. Il mio cuore batte per te. Sono solo le 11 di martedì sera di una normale palazzina. È giusto che i vicini sappiano. Che facevi la presa? No, che della Roma nel cervello e tutto il resto. Cos'è Simo la mano? Che ho fatto? Simo, dai. Simo, ma non ti sei reso conto? Sei serio? Cosa? Quando fai così mi sento abbastanza... Cosa ho fatto? Minchia, raga, non si è reso conto. Ah! Vabbè, okay. Raga, ignoriamo il fatto. Minchia. Andiamo avanti. Vabbè. Niente, no, raga, non... dicevamo superpoteri, sì, esatto. Che ho fatto? No, raga. Dai, mi state prendendo per il culo. Non se ne è accorto, cioè. Vabbè, quindi sono le 11. Le 11? Cosa è successo? Niente, niente, Simo, niente. Ma no, no, Simone, non ho fatto. Non posso allargare le braccia? Minchia! Raga, a sti livelli, dai! Sarà quell'occhiolino. Cazzo, ci sono gli streamer che picchiano le persone per strada. Basta, ma dai, quelle robe, noi non ci associamo minimamente hanno a quella. Hanno visto tutti, Simo. Raga, avete visto anche voi in chat, vero?
Vabbè, ci dissociamo allora, tutti quanti. Allora, ho fatto una cazzata, dopo te lo spiego. Ma perché uno non può lodare il sole? Cioè, lodo il sole, no? Basta! Tieni giù quelle cazzate. No, si stava prendendo il giro. Siete delle merde. Tra l'altro non ho mai visto mai che faceva... Tra l'altro, io l'ho vista, ho iniziato a fare così e lui di fianco a me non l'ha vista. E lui di fianco a te cosa? Cosa fa un culo? Mano, cosa? Por favor. Por favor. Por favor, signor. Non me pormivi da loca. Quindi... Vedi, Simo voleva Lupo e l'agnello. Mm-mm. Voleva ricreare la parabola di Giasone. Di Giasone? Ma non so neanche chi è Giasone. No, sì, Giasone è un personaggio biblico. No, non è vero. Non è vero. Giasone è un personaggio biblico. Cioè, era figlio di qualcuno. Tutti sono figli. Io lo so, io. È la santa donna. Sarà io sono figlio di Pierluigi, te sei figlio della vignotta. Allora, Giasone non viene dalla Bibbia. È un personaggio biblico. Non è della Bibbia, Giasone. Ma cosa ancora? Allora, posso dire una cosa? Scusate. Simo, leggi la chat per cortesia. Vabbè, c'è un Giasone nella Bibbia, dice. Non c'è un Giasone nella Bibbia. Giasone. C'era anche un Giasone. Sì, va bene. Ma chi è Sansone? Quello con i capelli che si potevano tagliare perché esplodeva. Sì, va, raga. Versione della Bibbia. Non mentire, non mi dire che tu conoscevi il Giasone della Bibbia. C'è un Giasone della Bibbia, lo so. Ma che cazzo ne so io? C'è sotto 100.069 personaggi sulla Bibbia, tutti che hanno la barba e che hanno fatto qualcosa di magico. Tutti con la barba perché per la Bibbia non possiamo tagliarla. Che sono figli di qualcuno. Ma quello è Harry Potter. Non ci posso credere. Anche. Un'altra cosa. Scritto Harry Potter. Un Giasone. Giasone. No, raga, c'è un Giasone nella Bibbia, lo so, lo so. Mi madre è fissata con queste cose e mi ricordo che aveva nominato un Giasone, Bibbia. Giasone è stato un sommo sacerdote ebraico del Tempio di Gerusalemme nel secondo secolo avanti Cristo, esponente della famiglia sacerdotale degli Oniadi. Lo storico Giuseppe Flavio scrive che il suo nome era originariamente Gesù, ma essendo un sostenitore della corrente del giudaismo ellenistico, assunse quello di Giasone. La sua vicenda è riportata nel secondo libro dei Maccabei. Dimmi dove cazzo tu l'hai letto, Giasone? Nel secondo libro dei Maccabei! Ma c'era! Adesso, ho ragione! Non hai ragione! Ho ragione! Madonna, ho un pezzo di misogino, cazzo! Adesso hai capito come mi sento io! È impossibile che tu abbia letto di un Giasone. Adesso hai capito come mi sento io in Luxastra? Non ci credo! Hai capito? Hai capito? Oh, ma mi spiega, cazzo, in diretta TV l'hanno visto tutti quanti! Per una... è come me in Luxastra, l'hanno visto tutti che avevo ragione! Ho ragione! L'hanno visto tutti! Giasone era uno degli Argonauti! Sì, vabbè, ok. Non è che ce n'è uno solo. No, però quello famoso è quello. Non mi dire che tu conosci quello della Bibbia perché non ci credo. E neanche nessuno di voi mentite. Gogle non mente. Ci avevo ragione e comunque sia, tu non mi vuoi dare ragione. No. Minchia, infame. Perché no? Infame, perché non ci credo che tu conoscevi questo Giasone qui. È impossibile. Ma ti sto dicendo che ho sentito mia madre che porca puttana cammina con la Bibbia a mano, che mi aveva parlato che c'è stava un Giasone. Sì, ma... Mi ricordavo questa cosa. Abbassa la voce. Simo. No, mi fa incazzare. Simo, ti sto trollando. Madonna, ti tiro sto telecomando. No, sto telecomando, te lo tiro qua in fronte. Madonna. No, con il condizionatore no, è importante. Non ridete voi in chat. Mi fa così tutti i giorni. No, guarda, io mi sto stressando. È come avere una sorella fastidiosa. Guarda, positivo. Che bello quando Sara trolla è bellissimo. Mi diverto un sacco. Io questa sempre tutti i giorni. Come averci a casa una sorella, sai, quelle fastidiose che ti danno il cazzo. Chia. La signora. Giasone. E adesso staremo così. Silenzio. Pensare a Giasone. I momenti imbarazzanti. Che c'era qualcuno che ha detto: ma voi avete mai visto Freaks? Che è una web series. Carino. Di. Pensavo mi prendessi in giro. No. Freaks. Avete visto BAM! No, Freaks. Hai visto? È la storia dell'internet. Allora, è Freaks scritto Freax, quindi che sta a significare mostri. Mortacci tu a Tommy. Ma tu l'hai mai visto Clonk? Ma tu l'hai mai visto scopare?
Sei una merda. Non ce l'hai visto, boom. Comunque dicevi, Frix. Frix, punto esclamativo. E è stato, voi dovete considerare che era il lontano 2011, quindi con i mezzi di merda che, di cui disponevano comunque gli youtuber all'epoca. Un plonk? Dai, ma ho appena smesso. Cosa? Frix. Ma vaffanculo, Sara, perché? Ho detto Frix, è una parola anglosassone. Ma non hai capito? Perché stanno ridendo? Allora, perché? Perché a lui sembrava una parola casuale. Ma vaffanculo, Tommy, guarda che Frix. Danni che... È Frix, che cazzo. Dico, ho detto Frizz, è Matt che nomina così. Ho capito, no, però ha detto Frizz. Hai mai visto Plonk? Plonk. Blu. Rot. Burp. Plonk, raga, la seconda stagione non è affatto male. Plonk. Ma Frix. Andate a cacare. Plonk del Siri. Frizz 2. Frizz 2 e ritorno di Plonk. È la scarola. Ci Frizz e Plonk, due gemelli inseparabili. Scarola non è una verdura. Mega malattia incredibile, raga. Scarola non è una verdura? No, è una malattia incredibile. Dai. Che cazzo dite? Ma non è vera questa cosa. Cioè, scusate, ho cercato scarola, mi viene fuori l'insalata. Ho cercato scarola malattia, mi è venuta fuori ancora più insalata. È l'insalata la scarola. La scarola. Perché ti confondi con la malattia, quella del sogno di Simone? Quella era il safunché. Il safunché. È il sogno, il safunché. Però so che voi ve l'ho raccontato, il safunché, per forza. Cos'è che è? Era un virus alieno che impossessava delle persone, tipo tramite spore, adesso non mi ricordo esattamente. Mm-hmm. E dopo un po' di tempo le trasformava in questi safunché. Cosa sono i safunché? I safunché erano questi, cioè era la trasformazione finale di questo virus, ma in realtà era il nome del virus. E prendeva questo nome perché più andavi avanti nel tempo contagiato e più si manifestavano degli atteggiamenti insoliti, tipo movimenti rapidissimi del corpo. E alla fine, quando sopraggiungeva il safunché, tu ti trasformavi letteralmente in un safunché. Praticamente tu diventi enorme, c'è questa sorta di mostro gigantesco. E alla parola safunché, cioè tu dicevi safunché, e ogni volta che dicevi safunché, le tue braccia diventavano praticamente dei cazzo di frullini, cioè tipo talmente tanto veloci che tu frullavi qualsiasi cosa che avevi davanti. E i mostri, le persone che si trasformavano in safunché, uccidevano anche i loro cari, tipo safunché. E tu morivi. È bellissimo. Scusami, facciamo una one shot in un mondo dove c'è il safunché e la scarola è effettivamente una malattia. Sì, mi piace. Sei molto ambientazione onirica. La scarola porta al safunché. Cazzo, è un problema, eh. Safunché. Safunché, non il Sasuke, no. Questa roba da Bibu. Sono personaggi un po' dank. Queste qua sono robe da Bibu. Che? Cos'è un Bibu? Bibu è come dire Weeaboo, solo che lo dici male. Ma Bibu! Bibu maledetti! Io ho il memino sul mio canale che dico Bibu bastardi! Solo che anche a me piacciono tipo gli anime. Ma cambiando invece discorso, sai una cosa veramente peculiare? Io non sogno Milano. Che ridi? No, niente. Siamo guardati un attimo in maniera astratta, io e lui. Bibu bastardi. Safunché. Cosa? Bibu e i safunché. Sasuke. Ho avuto la paura nel mio corpo. Al safunché? Non lo so, fagli sta sì. Diventando un safunché. No, uccidete. Hai mangiato la scarola. No. La scarola. Ti ho detto la scarola è una malattia. Ma cosa c'è? Non si fa, non mi dissocio. No, le scarpe non si possono mostrare su Twitch. Rubata. Oh no. Dai. Piedini. Non i piedini muove. Aumentano le views. Potevo venderla effettivamente. Avrei fatto un sacchissimo di soldi. Però se volete comunque 35 35 porti. Cazzo no, dici? 35 euro a scarpa. Ma sei alto 1,90 con 35 di piedi. No, 1,85. Ti credo che ti rimetti in culo, manco li senti. Una tosca. Vabbè, raga, è finita. È un piedi in culo. Ma cosa hai piedi? Piedi in culo. Ma hai un culo. Ho capito, piedi in culo. Hai detto piedi in culo. Non ho detto piedi in culo. Hai detto palesemente. Raga, ho un microfono, voi avete sentito che piedi in culo. Questo è
Manu, Giulia, da sondaggio Paul, la chat lo sa. Timo, non ti conviene un microfono sotto la bocca, hanno sentito benissimo. Hai detto piedi in culo, ha detto palesemente piedi in culo. Ha detto o non ha detto piedi in culo? Se non l'ha detto, io sono un bibo. Io ho sentito piedi in culo e ho mangiato la scarola. Se non l'ha detto. Che si mangia la scarola? No, non si mangia, che ti viene il sfaffo. Ho detto siete stupidi in culo. No, piedi in culo. Vedi, si è sentito piedi in culo. Ecco, ho detto ovviamente. Culo. Beh, ma non giudichiamo. Ma la chat lo facciamo, sa. Kink shaming, ragazzi. Non facciamo Sara, piedi in culo shaming, cazzo. Switch non è una cosa carina. No. Ha detto piedi in culo. ma poi in ciulo. Vediamo il partito del sondaggio. L'ha detto. Ma non l'ho detto, raga. La chat ha parlato. La chat è la voce della verità, eh. Allora, che tu insulti sempre la chat quando fai i poll con me, che perdi sempre. Non è vero, non è mai successo. La chat, io posso parlare da chat perché tu lo insulti. Io non ho mai insultato nessuno. Non mettermi delle parole in bocca o dei piedi in culo, per cortesia. Ci sono sempre, però ecco, non stiamo facendo proprio tutti i giorni live. E vedere tutti questi abbonamenti ci riempie il cuore di gioia. E presto torneremo alla grande a farvi compagnia. Mi stai prendendo per il culo? Adesso? No, vabbè, era la chiappa buona. Ma non c'è nemmeno metto, dai. Vero, come sta il tuo culo? Allora, specifichiamo. Effettivamente. Allora, specifichiamo. Perché mi ha fatto questa domanda? Simone ogni tanto il mercoledì sera va in questo luogo. Ah, ma vestirsi da donna e farsi chiamare la merciaia. E non c'è nulla di male. Praticamente ci mettiamo una bandana, un qualcosa che copra gli occhi. Indiano. E tu che sai che cos'è, ci fai fare un boccone a testa. Minchia. E dobbiamo assaggiare indovinare. No, io non mi bendo, non mi faccio introdurre nulla da Simo Bendata. No, raga, cioè questo non sai mai dove mettere le mani. Era molto fuori. Nel senso che... Scusa? No, vabbè. Sara! Cosa mi stai... Tu mi stai descrivendo come un maniaco sessuale. Volevo. Quando sei perfetto. Oh, era inteso che non voglio cibo bendata da parte tua. Ah, Usa, sei molto attenta all'utilizzo dei vocaboli. Wow. Cioè... Dai, hanno capito mio Dio. Tutti in chat. No, non hanno capito tutti in chat. Sara, tutti hanno capito il contrario. Tutti hanno capito quello che dice Simone. Tutti. E invece, domanda a bruciapelo. Sogni erotici? Oh, che bello. Per forza. Io ho un paio di... Allora, oh boy. Quando capita, non mi capita spesso, ma quando capita, poi sono cose tipo... È successo, tipo un abbraccio troppo forte, cioè a incastro. Cosa? Okay. Diciamo succede, cioè, non è una cosa che cioè, è premeditata, ma boom. Ma cosa si abbracci con cosa? E succede? Non ho capito. Che parti da un parlando di esatto. Il pipo si ma lei non ha il pipo. Ok, penso che. Cosa si incastra lei, scusa? Vabbè, ok, vabbè. Simone. Allora, no, ragazzi, quando due apine si vogliono tanto bene, la pina va nel fiore. Ma scusa, ma... Si incastra nel fiore, no? Ma... Allora, c'è il... Sì, no, il no, ma scusa, ma era lei che si... Come hai messo tu nel gioco delle formine da piccolo? Mettevi il tondo nel cubo? Sì. Allora, c'è il pipo. No, ma lo so che il cazzo entra nella patata! Esatto, quindi... Quando c'è un abbraccio e a volte il cazzo fa ok. No, e fa ma non avevo capito che era con qualcuno. Avevo capito che era ma da che sola. Ma che fa? Si abbraccia da sola e si impipa da sola. Ma che quello che cazzo un futanari, non capivo. E vabbè, salutiamo anche i futanari che esatto. Da casa. Non avevo capito, mi mancava il soggetto. No, era per dire. Parlando sull'argomento tutto cucina vegana e tutto quanto. Ma come lo mangi lo sperma di tonno? Ma che cazzo sta? Ho sbagliato il momento in cui sono di parlare, ho avuto una pausa sbagliatissima. Ma che cazzo è? Oh, legge, parlavano di sperma di tonno. L'ha fatto Murri in un video con Kokeshi. Che fatto... senso l'ha fatto Murri? Assaggiano lo sperma Kokeshi. Di tonno. Come lo mangi? Scusami, ma come... Ma aspetta, come viene la cosa? Ma che cazzo sta da dire, raga? E sua mano. Ma cosa? Ma che cazzo è? Come viene raccolto? Tipo Gesù. Adesso, venga ucciso e lo spremono. Scusami, come fai a mangiarlo? Ma è solido? Penso sia nella gelatina. Secondo me puzzerà un po' di pesce spada. La gelatina, effettivamente, probabilmente lo fa indurire.
Volevo intendere che lo, tipo, lo metti in freezer, no? Sì, lo... è tipo quando lasci lo sperma al sole che diventa praticamente cristallino, no? Quelle robe... Non porto più vino, tranquilla, Sara. Curiosità, cibi strani, ho mangiato sia le palle del toro che il, sì, il membro dell'asino anche ho mangiato. Ma dai, sì. Che cosa sa? Cioè, com'è? Salame. Che ridi? Non lo so, allora io... Saresti il membro di un asino? Secondo me lo mangeresti, se te lo tagliano a fette tipo salame lo mangi. Beh, mi immagino tipo che esci dal ristorante e c'è un, assisti a un omicidio, ti portano da CSI e ti fanno quella cosina con le luci blu, cioè, e poi ti trovano... Del corpo, nel senso, perché magari adesso la leghi a quello, a qualcosa di sessuale che ha a che fare con quello umano, però nel per senso... Per forza, serve a quello. Ricordo sempre che c'è una tipologia di caffè che è fatta con i chicchi di caffè che cagano le scimmie. Lo so, e l'ho bevuto quello. Hai bevuto quello? Scusami, ti sei bevuto la merda di scimmie, non ti mangi lo sperma di toro. Sperma. Scusa, io la merda di scimmia non la mangerei perché... Ma non è merda! So, i chicchi che stavano nella merda! La delle scimmie non la mangerei, che schifo! E anche per il... Basta! È una cosa che si fa. Che schifo! No, l'ho assaggiato perché Rob e Valerio... Non farmi più almeno di 2 centimetri. Ma l'ho fatto una volta sola nella mia vita! Ma l'alito che sa di merda di scimmia! Ho capito! Ho mangiato la merda di scimmia! Magari scopri che è il sapore più buono del mondo! No, io... Sara, non ho mangiato la merda di scimmia, è un processo che secondo alcune credenze non è neanche scientificamente provata questa cosa. C'è la merda di scimmia. Non c'è la merda di scimmia, sono i chicchi che sono dentro la merda di scimmia e che poi vengono estratti, lavorati per farci poi il caffè macinato, ma sono chicchi. Criceto. Cosa? Cos'è il criceto? Si è perso il collegamento. Cosa? Non ho capito. Facevi il caffè. Col criceto? Col criceto. Con gli escrementi. Non facevo il caffè con gli escrementi, Sara! Two monkeys, one sivo! Mangia la merda di... Bene, abbiamo iniziato questa live parlando, volendo parlare del linguaggio del corpo, siamo finiti a parlare di cibo e merda e sborra, giustamente. Sì, se te ogni tanto passi da qualche passione nuova. Ma non ho questa passione, no, che cazzo è? Ragazzi, allora, chat, testimoni tutti, 2 settimane fa parlava del tipo che mette le mani nel culo delle capre, no? Ma per curarle! Delle mucche. Ma poi non delle capre, delle mucche che c'hanno... Ho paura. Ma cosa non ti devi fidare? Ma è un documentario, Dio buono! No, ragazzi, io vi consiglio assolutamente di guardare su Netflix la serie documentario sui giocattoli, giocattoli della mia infanzia. Me l'hai fatta vedere, noiosissima. Vabbè, vaffanculo, Sara. Disiscrivetevi tutti dal canale TV. No, raga, è una palla quel documentario. Segnalate la pedofilia. Cioè, ti racconta la storia delle Barbie, due maroni. Ma vaffanculo. Guardo pure quello delle Barbie, è bellissimo. Allora, perché ve lo dico? Perché la puntata sui Power Ranger ti raccontano esattamente come è andata la vicenda. In modo noioso. Ma vaffanculo! Ma perché queste stronzate? Ma oh, raga, guardatelo, poi se non avete il latte alle ginocchia, ce lo dite. Ma il latte in testa dopo. Dura anche perché meno. Noiosa. No, scusa, sto invitando Sara. Sei triggerato male, so, se l'hai legata poco al dito. C'è la coda di paglia perché è una palla quel telefilm di merda. Sara, devi vedere. Oh, Saretta, cazzo. Poco permaloso, eh. No, poco permaloso. Ma sai cos'è la cosa divertente? Che questo è successo tipo 3 anni fa. Ci eravamo conosciuti da poco, ti ricordi? Sì, sì. Io è arrivato tipo, raga, che figata, guardate questa serie di documentario sui cartoni. Ma te l'ho detto un anno fa, che 3 anni fa? Ma non conoscevo 3 anni fa. Ho una concezione del tempo diversa dalla tua. Ma micchia, me ne sono accorto, i cartoni animati della nostra infanzia. Sparando cartoni animati che sono usciti nel 2007. Ci vogliamo così bene che il nostro amore è come se durasse da 3 anni. Esatto, il tempo è relativo. Ma in ogni caso, raga, potete guardarlo adesso fra 10 anni. Sempre una palla rimane. Ma non è vero, è bella, è una bella serie. Ma cosa stai dicendo? Anche quello dei My Little Pony è bellissimo. È un po' noiosina effettivamente. Hai visto? Ragazzi, renderlo non so ancora più lungo che, più che se di segnalare il loro canale non... Però guardatelo, cioè raga, guardatelo, è informazione. Sì, guarda, sono invogliatissime, cioè, no, è una merda, la televisione. Me l'avete venduto perché benissimo. Ma sai quanta... i coglioni e le dimensioni di un pallone da calcio. Simone, no, ma guardatelo, perché Simone, però sai quanta merda io ho guardato pur avendomi detto è una merda soltanto perché volevo dimostrare la mia tesi che è una merda. Hai detto troppe volte merda. Sono confuso.
e mi scappa la cacca adesso. Ne state parlando? Non ho detto che è una merda, ho detto che infatti abbiamo guardato 20 minuti, eravamo qua sul divano tutti insieme, abbiamo guardato 5 minuti, 20 ma appunto dopo 5 minuti ci eravamo rotti tutti il cazzo, stavamo parlando. Ecco, il vostro livello di attenzione è minimo quando siamo qua. Ma anche tu eri il primo che parlava. Sì, ma allora adesso rifacciamo, vedremo le cose. Ma cosa state dicendo? Vi stavo cercando di introdurre, stava parlando. Non si possono guardare le cose qua se poi saranno tutti a parlare. Allora, l'idea della Barbie arriva dallo stilista. Io purtroppo non l'ho ancora vista. E quindi, poi è successo che ha commesso questo vestitino. Ma te la smetti, sono 5 ore e mezza che mi stai bullando. C'è Andros, è un ospite, c'è Mark che stanno parlando. Ti volete far parlare? Sì, ma sei tu che stai urlando sopra. No! E voi che state continuando a bullarmi. Allora, testine di cazzo, il signor Andrea, abbiamo visto questa serie, quindi domando ad Andros, alla gente in chat e a me stesso: guarderemo questa serie dopo, insomma, la recente descrizione di ambo le parti? Diciamo che è stata una spiegazione. Esatto, cioè una spiegazione che non è che mi ha invogliato molto, devo dire, a guardare effettivamente. Vedi, una persona su 10 ha detto: io voglio vederla, cazzo. È quasi meglio. Guarda, è quasi meglio delle passioni di Simo. A sto punto, andatevi a vedere lì lo zio Jack che mette le mani nel culo delle vacche. Non era lo zio Jack. Stiamo parlando di una serie documentario presente su Disney Plus. E non era lo zio Jack. Non mi ricordo adesso. Era lo zio Jerry. Non era lo zio Jerry. Mi piacciono i documentari di merda. Sì. Non è un documentario di merda. È il documentario di un zio Tom. Non era lo zio Tom. Ti avrei abbracciato fortissimo, Era il dottor Paul, zio Jerry. Ma che cazzo è lo zio Jerry? Mi fa più ridere dottor Paul. No, ma mi fa ridere perché ha detto: no, non era lo zio Jack, era lo zio, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, mi avete confuso a furia di prendermi per si chiama Paul, che cazzo di nome è Paul? Oh. Ma ha scritto Paul o Pull? Paul. Ha scritto P-O-L, tipo Paul. No, Leanne. Immagino una persona che si chiama Paul. Come ti chiami? Paul. Sapete, nessuno fa un sondaggio per sapere se questa serie qualcuno la guarderà oppure no. Non ne guardo nessuna. Preferisco quella del Paul che mette le mani nel culo alle mucche, o preferisco quella delle Barbie? Ho sentito solo mani nel culo alle mucche. Ti spiego perché sennò la gente pensa che mi guardo le cose zoofile. Non è vero. Allora, è che è dottor Paul. Fai Paul. Porco Dio. Allora, dottor Paul è un dottore delle mucche, come si chiamano? Un veterinario che sta muccologo. È un muccologo. Va dottor Paul. Porco due, raga. Madonna, quanto vi odio. Madonna, mi sta facendo diventare misogino. Ma ti stava prendendo per il culo Andros. Come puoi diventare misogino? Andros è perfetto. Andros ha il pene. Non puoi essere misogino con Andros. Simo, sei bellissimo. Comunque è emerso adesso: Andros ha il pene. Sono scoperto. Era necessario ribadirlo a quanto pare. Io non voglio più donne in intero. Lo dico o non lo dico. Dillo. Episodio 35 di Luxastra. Dillo. 2 ore e 27 minuti. Cristo, la Coppa Cobram! E andiamo! Cosa sta succedendo? No, non si può fare, se mi dissocio! Signor Rosario, commissà! Tommy, ma come cazzo lo spiega la polizia questa cosa che stiamo facendo?